Ciao amici, sono alquanto disperata e qua sotto si possono intravedere anche i patch per gli occhi perché ho troppe occhiaie, studio troppo. No, in realtà vado a letto a orari improponibili, ho un'igiene del sonno che è pari a zero, cioè proprio... Vabbè, insomma. Però sto studiando, anche se non ho voglia. Cioè, il problema è che io mi lamento della maturità perché non ho voglia di studiare. Estate, caldo, si va in vacanza? No, reclusa in casa a studiare. E il bello è che mi lamento della maturità e io andrò a fare comunque un'università e quello che voglio fare è tosto, no? Quindi sono un po' un clown. Però detto questo, ho anche messo Padre Pio come sfondo, come blocco schermo. Perché spero possa, insomma, aiutarmi in qualche modo, anche se vi dico che non è una garanzia, perché in certi momenti mi ha anche abbandonato. Quindi se avete... Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana buscándote amor. Escucha, por favor. Buongiorno dalla mia postazione studio. Dal mio trono, altro che uomini e donne, se sentite un rumore strano è perché sto facendo un massaggio particolare alle gambe. Comunque, come pausa dallo studio della matura, studio intenso e disperato, volevo raccontarvi questa cosa che mi ha fatto molto ridere perché ho finalmente interiorizzato il fatto che con la Nadia io non ho possibilità di vincere una discussione, cioè è proprio impossibile, ho interiorizzato questa cosa. Fatto sta che è mattinata abbastanza traumatica perché mi sono alzata ed era già arrabbiatissima con me. Sono scesa giù a fare colazione e non so cosa io abbia fatto nel sonno. Fatto sta che era arrabbiatissima. Abbiamo iniziato a discutere sul fatto che non ho ancora disfatto la valigia di un mese fa dello sci, cioè non del tutto, quindi un po' aveva ragione. Però siamo finiti su tutt'altro argomento e mi fa: "Guarda che io ti ho filmato." Ho detto: "Va bene, allora fammi vedere i filmati." E lei: "Eh no, gli eliminati, non li trovo più." Ho detto: "Guarda che negli eliminati di recente durano fino a un mese." E lei: "No, no, ma io ti ho fermato col cervello." A una cosa del genere ci sono due reazioni possibili: o insulto pesante, o capisci e ti arrendi e dici: "Ok, cioè mi hai spiazzata, è disarmante questa tua risposta, non mi ci metto nemmeno." Come posso mettermi a discutere con te? Ovviamente ho scelto l'approccio numero uno, no, scherzo. Mi sono arresa, quindi basta. Cos'è? Un cavallo? Un animale tipo cavallo? Boh.